Perfetto, benvenuti su procuratorecalcio.com. Oggi siamo in compagnia di Mattia Nocco di Able. Able è una piattaforma di analisi video dedicata ai giovani. Innanzitutto, grazie Mattia di esserci, di essere presente. Sono molto contento della tua presenza oggi qui su procuratorecalcio.com e ti ringrazio di aver accettato l'invito. Grazie a te Giovanni, grazie per l'invito. E niente, io Mattia, vabbè, ci siamo conosciuti in occasione del recente convegno Assemblea della IAFA che c'è stata a Roma e mi hai fatto vedere un attimo la piattaforma per cui lavori. Sostanzialmente è un Y Scout dedicato al mondo giovanile. Sì. Però innanzitutto volevo sapere, ecco, di cosa ti occupi all'interno di Able, cosa fa Able e poi dopo magari ci fai vedere pure come funziona. Certo. Allora, io mi occupo, appunto, sono responsabile per il mercato italiano di Able, quindi ovviamente Able nasce con la missione di poter dare ai professionisti del mondo del calcio uno strumento che sia in grado di ottimizzare il lavoro di scouting, proprio come Y-Scout e piattaforme simili fanno già per le prime squadre, anche per i giovani, perché sappiamo la difficoltà al giorno d'oggi di avere del materiale video in merito ai giovani. Quindi ecco, l'azienda si è focalizzata sul colmare questo gap di mercato e da qui nasce un po' la nostra missione. Ok, Io mi senti. occupo, scusami, Johnny, dimmi. No, stavo per domandarti la cosa che stavi per dire adesso. Ok, quindi dicevo, io occupandomi del mercato italiano, il mio ruolo è quello di interfacciarmi con club professionistici, con procuratori, con scout, per stringere un accordo, insomma, per mostrare eyeball, per dare un periodo di prova qualora ci fosse interesse e a quel punto poi eventualmente sottoscrivere un abbonamento annuale ad eyeball. Ok, quindi ti occupi diciamo della parte commerciale, però ovviamente sei pure uno che lo sa usare, diciamo, ovviamente per farlo vedere. Ok, dai, allora se come vogliamo fare, mi condividi lo schermo e mi fai vedere un po' di che si tratta, poi io lo metto nella modalità con cui almeno lo vedono anche chi ci segue. Perfetto, allora share screen. Ok, perfetto. Vedi? Si vede il Perfetto, mio sì, schermo? perfettamente. Perfetto, allora questa è l'interfaccia per fare il login. Ok. E, ok, quindi la piattaforma è questa. Ovviamente questo è un account di prova, quindi vedo eyeball come se fosse il nome di un club. Però questa è la primissima interfaccia che vediamo nel momento in cui accediamo ad eyeball. Ovviamente la prima cosa che si fa nel momento in cui si vuole appunto utilizzare la piattaforma è scegliere il paese su cui lavorare o il paese o i paesi. In questo momento in Eyeball abbiamo circa 18 paesi a disposizione, quindi prettamente europei, e poi abbiamo 7 paesi in Africa, che sono questi quelli che potete vedere nello schermo, non ve li elenco, insomma, però diciamo il mercato principe nostro, perché poi la società nasce a Praga, ma ha la sede anche commerciale a Copenaghen, i fondatori sono francesi, e quindi il mercato francese poi sappiamo essere quello molto ricco in termini di talento, quindi io prenderei questo come esempio per farvi vedere la piattaforma. Allora, abbiamo la primissima interfaccia dedicata a, diciamo, un'introduzione alla piattaforma, quindi abbiamo una primissima parte, oltretutto aggiunta 2 giorni fa, che fa vedere le ultime news riguardo appunto al nostro mondo dei giovani. Che ovviamente si può cliccare sulla news e si approfondisce in questo modo, quindi condividiamo spesso o appunto una lista di giocatori, come in questo caso potenzialmente interessanti, oppure delle partite da tenere d'occhio, insomma è come se fosse un nostro giornale all'interno appunto della piattaforma, così che ogni professionista può dedicarsi il giusto tempo per scoprire ciò che desidera. Quindi questa prima interfaccia appunto si possono vedere anche le partite suggerite, i giocatori appunto da tenere d'occhio,
ovviamente come funziona, qua faccio una breve introduzione Giovanni, cioè rispetto alle piattaforme come Wyscout o le altre che conosciamo, dove hanno tra virgolette la fortuna di poter attingere a delle partite già filmate delle prime squadre o a diritti televisivi, ecco, per coprire questa nicchia dei giovani in realtà è un discorso molto più complesso, cioè noi quello che facciamo è stringiamo delle partnership con i club a livello fisico, proprio andiamo a stringere dei rapporti e c'è uno scambio, noi diamo la nostra tecnologia, restituiamo ai club i video delle loro partite taggate, cosa che per loro chiaramente è una cosa utile, in cambio di un'esclusiva sulle riprese del loro settore giovanile. Questo per dirvi che per ogni mercato, ogni paese che andiamo a coprire c'è un, diciamo, noi lo chiamiamo market manager, quindi una persona dedicata al mercato che ha chiaramente dell'esperienza sul paese di riferimento, quindi ha una profonda conoscenza sulle squadre, sui giocatori, quindi è lui che anima, lui o lei che animano questa primissima pagina, quindi mettendo le partite suggerite, i giocatori da vedere, c'è un richiamo appunto al paese, quindi in questo caso la Francia abbiamo 110 club su cui poter visionare, abbiamo un database di più di 38.000 profili di giocatori, abbiamo anche qui le ultime partite, un richiamo al nostro profilo, che questo ovviamente è interessante, cioè ogni qualvolta vediamo il simbolo di Arbol sbiadito possiamo cliccarci sopra, in questo caso stiamo salvando e nel momento in cui andiamo sul nostro profilo possiamo ritrovare i nostri salvataggi in sotto forma di partite, club, squadre, giocatori. Ve le faccio vedere giusto brevemente, quindi in questo caso sono i club che avevo già salvato io in precedenza, è la stessa cosa per i giocatori. Okay, dopodiché scusami, commercialmente voi fate che date la tecnologia ai club per poter filmare le partite, in cambio ovviamente avete i filmati che producete. Esatto, diamo la tecnologia e come ti dicevo restituiamo il video lavorato, quindi con i tag, in modo tale che se loro volessero utilizzare questi video per analisi interne possono vedere la partita verticalmente attraverso un giocatore, non per forza con tutta la partita. Però il club, però il club non è cliente, in quanto, cioè voi non chiedete nulla al club, ovviamente vi serve questo video. Ok. È un investimento che facciamo noi al 100%, il club riceve tutto gratuitamente, cioè il trade-off è le riprese sullo settore giovanile. Questo. Dopodiché la piattaforma si può utilizzare in quattro modi diversi, quindi si può far partire una ricerca attraverso il club, attraverso un profilo di giocatore che stiamo ricercando, attraverso le competizioni e poi ovviamente la barra di ricerca, una cosa estremamente banale, però faccio sempre vedere che è una scorciatoia alla ricerca di un giocatore in particolare, di un club o appunto delle partite. Quindi vi mostro tutte queste tre, diciamo, possibilità di utilizzare Eyeball. Quindi la prima con i club. Giovanni, ovviamente interrompimi se hai qualche curiosità. Assolutamente, vai, no. Semmai, ma vedo che è tutto abbastanza chiaro, dai. Ok, qui una cosa da spiegare. Ovviamente per la natura di come ci muoviamo per creare la nostra copertura, ci sono dei club che saranno più predisposti ad accettare, diciamo, il nostro accordo, quindi diventare nostri partner, e altri meno. Ad esempio il Paris Saint-Germain, se adesso prendo un esempio estremo, essendo un club ovviamente non c'è bisogno che io introduca il Paris Saint-Germain, loro non è che hanno tutta questa grandissima intenzione di rendere così accessibili i video a dei propri giovani, chiaro? Quindi loro ad esempio non sono un club partner, però come funziona? Noi cerchiamo di costruire per paese una copertura, quindi scegliamo i partner giusti in modo tale che quando il Paris Saint-Germain giocherà in trasferta con una squadra partner, a quel punto noi potremo comunque avere qualcosa e un video anche sul Paris Saint-Germain. Quindi a regime arrivate ad avere sostanzialmente i video di tutti, anche solo seguendo una squadra, ma ovviamente non è il caso vostro, però sarebbe possibile anche solo seguendo una sola squadra. Certo, ovviamente il club partner avremo nettamente magari più video da mostrare, però ecco, anche il club non partner riusciamo a coprire e fornire queste informazioni. Perché chiaramente faccio anche un passo indietro. Qual è la cosa interessante? Cioè, com'è che si potrebbe utilizzare Eyeball? Ad esempio, prima di andare a vedere un giocatore che sappiamo, in questo caso stiamo parlando di scouting a livello internazionale, quindi dovremmo prendere aereo, insomma, attivare tutta una serie di risorse, energia, tempo,
ecco, qui abbiamo la possibilità di fare un filtro, quindi anche quando dico non abbiamo il 100% delle partite del Paris Saint-Germain, comunque già a livello giovanile avere qualche partita ci potrebbe permettere di non fare un viaggio a vuoto, ad esempio, o magari di farli più mirati. Questo è un po' il concetto. Quindi, tornando a noi, sui club abbiamo 110 club da poter visionare, ci sono club partner, club non partner, potremmo selezionare addirittura la regione, quindi se andiamo sopra la Francia possiamo scegliere la regione, prendo ad esempio quella parigina, ecco qui che abbiamo i 27 club presenti in Eyeball in questa regione. Come vedete il Paris Saint-Germain non è partner, ma abbiamo 100 partite loro. Mazzia. Come funziona? Possiamo aprire, appunto, cliccando sullo stemma della squadra, il profilo della squadra, del club, e abbiamo una descrizione del club, un contatto del club che può sempre essere utile, e ovviamente, questo ci tengo a dirlo, chi diventa partner ha tutto poi l'interesse di essere contattato, quindi non troviamo, voglio dire, una certa chiusura nel caso in cui volessimo contattare, ma tutt'altro. Ed ecco qui che di colpo abbiamo tutte le partite del settore giovanile del Montfermeil. Chiaramente ha senso ordinare nel momento in cui vogliamo fare una ricerca specifica, addirittura in questo caso partiamo dall'Under 11 Elite fino ad arrivare all'Under 19 Nazionale. Mazza, anche l'Under 11? Sì, 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 in Francia riusciamo ad arrivare abbastanza in fondo. Quindi nel momento in cui apriamo, selezioniamo una squadra, le Montfermeil, abbiamo, ecco qui che abbiamo le partite appunto dell'Under 17 Nazionale. Fantastico. C'è altro che... Cosa? Ti ho perso per un attimo, nel senso si vede a tra... Sì, adesso ora mi senti meglio? Meglio. Ok, ti ho perso, mi stavi dicendo qualcosa e no, ti ho interrotto io per sbaglio. Solo che ti avevo perso e che... No, volevo sapere... C'è un'altra cosa che volevi far vedere? Sì, volevo farvi vedere che quando questo simbolo vuol dire che la partita ha il tag, quindi come vi spiegavo prima, non per forza dobbiamo vedere tutta la partita, ma verticalmente anche per il giocatore. E in piattaforma 70% delle partite hanno i tag. Poi funziona molto semplice, nel senso che possiamo cliccare su una partita ed ecco qui che ci esce l'interfaccia sulla partita in cui abbiamo un overview, abbiamo appunto il player video, la partita si può scaricare, mettere tutto schermo, insomma un player video banale in cui si può fare, si può attivare più funzioni. Cosa importante è che sono qui le distinte sulla destra, qui abbiamo distinta la squadra di casa e anche della squadra in trasferta. Che informazioni abbiamo? Abbiamo il nome e cognome, ovviamente, il numero di maglia, l'anno di nascita, il rating, che è un punteggio dato da un algoritmo interno, e poi abbiamo la possibilità di chiaramente cliccare, ad esempio prendo il numero 7, che è il nostro rating, ha fatto un'ottima partita, in modo verticale su un giocatore, quindi siamo interessati a tutti i duelli di questo giocatore, ecco qui che cliccando qui ci escono fuori. Oppure vogliamo vedere tutta la partita di questo giocatore, selezioniamo tutto ed ecco qui che troviamo tutte le clip, tutte le azioni di questo giocatore in questa partita. Cosa utile per noi appunto è che abbiamo la possibilità di creare delle clip in modo facile, quindi ci interessano 2, 3, 5, 10 azioni di questo giocatore, in questo caso faccio un esempio, ne seleziono 2, posso dare un nome a questa clip, la creo, e se io vado sul mio profilo, sulle mie clip, le trovo qui facilmente. Ottimo, mazzo. Ecco qui, che possiamo facilmente scaricare e condividere con chi vogliamo. E questa, ritornando un po' al discorso di prima sul perché poi nasce Eyeball, questo è un modo comodo per condividere dei video su un giovane che solitamente sono difficili da avere e trovare, e lo possiamo fare facilmente, in modo comodo. Ottimo. Altre cose vi faccio vedere velocemente, che abbiamo anche i tag di partita che si possono scaricare, quindi se io volessi avere appunto tutti gli errori, ecco che ho qui tutti gli errori singoli dei giocatori, oppure non so, le parate,
cliccando poi singolarmente sulle azioni mi caricherà appunto le parate dei portieri. Altro, abbiamo anche le statistiche, quindi dati sia di squadra di casa che in trasferta. Tutti questi dati si possono scaricare, integrare con le proprie metodologie di lavoro. E i dati hanno questa natura, quindi sono riassuntivi, appunto, dati offensivi, difensivi, di possesso e anche dati sul portiere. E come ultima cosa, abbiamo anche dati sulla partita, cosa che ovviamente sono dei dati ovviamente molto comuni se trattiamo le prime squadre. Per i giovani, soprattutto se scendiamo di categoria, andiamo a vedere gli under 15, eccetera, non è così comune, quindi ovviamente ci aiuta a dare una valutazione al giocatore o alla partita, insomma, a seconda dell'utilità di come vogliamo utilizzare Highball. Ovviamente nel momento in cui ci soffermiamo su un giocatore, dimmi, scusami Giovanni. Scusa, finisci. No, volevo farvi vedere che nel momento in cui ci piace un giocatore, vogliamo soffermarci su di lui, possiamo cliccare sul suo nome e ci aprirà direttamente il suo profilo, che ci darà appunto delle informazioni generali sul giocatore, quindi nome, cognome, anno di nascita, altezza, peso, posizione, nazionalità, piede preferito. Se clicchiamo su Best Game ci riporta la sua partita con il suo rating più alto, abbiamo le sue statistiche qui sulla destra, il contatto sempre del club e di colpo anche tutte le sue partite. Quindi sempre tornando al solito discorso, la difficoltà a appunto poter visionare anche un giovane ritroso, quindi fammi prima andare a vedere com'è questo ragazzo prima di decidere se appunto andarmi a vedere live una partita del Montfermeil, lo posso fare analizzando tutte le sue partite. Ed ovviamente quando vedete appunto no player data available, vuol dire che non ci sono i tag in questa partita, non significa che lui non abbia giocato, ma significa semplicemente che non avendo raccolto dati non possiamo mostrare il suo rating, i minuti giocati e se è segnato o meno. Scusa, e per questo, sapere, per un'agenzia questo servizio che costi ha? Che costi ha? Sì, per un'agenzia. Ok, allora, per un'agenzia ha un costo di 3.000 euro per un abbonamento annuale con due account, con la possibilità di scegliere tre paesi a scelta, oppure 6.000 euro per tutta la piattaforma sbloccata, sempre due account. Ovviamente vi parlo di prezzi di oggi, perché ovviamente sono in continua fase di cambiamento e sono esclusivamente dedicate alle agenzie. Per i club c'è un listino prezzi diverso. Che paesi copre la piattaforma? Allora, sono questi, quindi Francia, Spagna, Olanda, Belgio, o i paesi scandinavi. Abbiamo una parentesi appunto UK, quindi Irlanda del Nord, Inghilterra, la Germania nuovissima, appena arrivata, e poi abbiamo questi sette paesi africani, quindi Ghana, Congo, Mali, Costa d'Avorio, Senegal, Sierra Leone e Guinea. Ovviamente poi Giovanni, se vuoi mettere in descrizione un documento da scaricare, io ho un documento che racconta più nel dettaglio la copertura, quindi con tutte le categorie, tranquillo, possiamo integrarlo. Perfetto. Mattia, grazie, sì. È stato un piacere averti, è fighissimo, no. Bella cosa, bellissimo. A posto? Sì, ti saluto, ti abbraccio. Aspetta.